Le autorità bavaresi, dopo le pressioni e le forti critiche subite dalla Germania e dall'estero, hanno pubblicato sul sito Lost Art 25 quadri degli oltre 1400 scoperti di recente a Monaco. Fra le opere figurano stampe di Canaletto, oltre che pitture di Matisse, Chagall, Renoir e Liebermann. È una questione di trasparenza. Adesso è importante che si faccia chiarezza tramite internet e i lavori degli esperti. Le autorità tedesche erano state fortemente criticate per aver tenuto il caso sotto silenzio. Una decina di giorni fa il settimanale Focus aveva rivelato il ritrovamento del patrimonio trafugato dai nazisti del Terzo Reich, avvenuto da quasi due anni nella casa di Cornelius Gurlitt, figlio del mercante d'arte Hildebrandt. Ricordandoci delle specifiche responsabilità e nel rispetto dei legittimi proprietari, abbiamo bisogno non solo di continuare nelle indagini, ma anche di scoprire la esatta provenienza dei dipinti. Tele considerate perse da decenni, ma anche opere che potrebbero essere state acquistate legalmente da Gurlitt padre. Appena messe in rete è partita una valanga di richieste di restituzione. I ministeri interessati hanno promesso accertamenti.